Insomma, stiamo parlando del mio migliore amico. Chissà come sarà la mia vita senza di lui. Sempre molto triste quando una persona cara ti abbandona. Poi così, all'improvviso, ogni volta si fa fatica a dare un senso a cose come queste. Sì, lo so, è la vita. Dobbiamo fare tutti questo passo prima o poi. Bisogna vivere il più intensamente possibile, bla bla bla. Sta di fatto che non mi sembra una cosa giusta. Era una persona eccezionale. Un amico prezioso. Sicuramente per i primi tempi, quando passerò nei luoghi in cui ci fermavamo a parlare, sentirò dei magoni fortissimi. E saprò perché. Non passavo mai più di 3 minuti senza ridere quando ero insieme a lui. Aveva un umorismo congenito che riusciva a illuminare anche i momenti più bui. E dire che era così timido, in fondo. Una volta entrato in confidenza, non c'era persona che non riuscisse a conquistare. Anche Roberta era entusiasta. La mia Roberta. Anche lei era legatissima a lui. In effetti non mi sono mai soffermato sul loro rapporto. È vero, anche lei era legatissima a lui. Beh, anche normale in fondo. È la mia ragazza. La ragazza di uno dei suoi migliori amici. Normale che essendo legata a me, di conseguenza era legato anche a Roberta. Quanti ricordi. Certo, devo ammettere che lui la faceva ridere molto più di me. Ma era un rapporto fraterno. È ovvio, li ho sempre visti complici. Sì, ok, ma di quella complicità che esula da qualsiasi attrazione fisica. Da un momento mi ricordo che una volta lei mi disse che aveva dei begli occhi. Ma l'ha detto anche di alcune ragazze. Per cui è chiaro che la cosa è del tutto normale. Guido era un tesoro. Alle volte uscivamo in 3. Io, lui e Roberta. Vedevo la sua gioia negli occhi nel captare la nostra felicità insieme.
Mi ha sempre dato i consigli giusti con lei. E poi la generosità. Delle volte veniva a prenderci lui. E dopo ci riaccompagnava a casa. Prima riaccompagnava me, a casa mia veniva prima di strada. E dopo veniva il turno di Roberta. No, non avrei potuto sospettare nulla. Sarebbe stato come tradirlo. Lui con Roberta, ma dai! Nemmeno se l'avessi visto ci avrei creduto. Solo perché... Beh, soltanto perché una volta... Ok, ok, una volta l'ho riaccompagnata a casa e sono rimasti a parlare fino a tardi. Me l'ha detto Roberta. Sì, perché quella sera si era scordata di farmi lo squillo. E allora il giorno dopo io l'ho richiamata. Ma le batterie dei cellulari mica sono infinite, no? Saranno rimasti per ore a parlare di me. È chiaro. Sì, perché diciamocelo, Guido aveva pure dei begli occhi, ma per il resto non era poi un granché. Io ero molto più alto di lui. Babbavo molto, ma comunque la differenza si notava. E poi mi aveva sempre invidiato la mia folta chioma. Non che me l'avesse mai detto, ma io me ne accorgevo. Era così, a Roberta sono sempre piaciuti i ragazzi con tanti capelli. E poi devo essere sincero, alle volte puzzava. E aveva anche il coraggio di non vergognarsi di questo suo odore repellente. Anzi, alle volte prendeva in giro me dicendo che ero io a puzzare. Era simpatico, ma dopo un po' risultava ripetitivo. C'erano delle volte in cui eravamo tutti e tre e in cui lui e Roberta non facevano altro che ridere e scherzare interrottamente per tutta la sera. E io ero lì che non sapevo che fare. Ma mi faceva piacere vederli complici. Forse un po' troppo, ecco. Adesso i pensieri stanno tornando alla mente pian piano. Come l'altro giorno eravamo al bar. Stavo facendo colazione insieme, io mi sono alzato perché volevo pagare per tutti. Mi sono girato e ho visto Guido che diceva una cosa all'orecchio di Roberta. Forse voleva farmi una sorpresa. Ma non mi ha avuto il tempo. Ma sì, il mio stato d'animo è alterato, non dovrei pensare a queste cose. Neanche a quella volta che eravamo tutti e tre a giocare al gioco della bottiglia e lui l'ha baciata. L'ha baciata. Però si vedeva benissimo che non c'era nessun coinvolgimento emotivo in quel bacio. Inoltre, lui non sapeva baciare. Io l'ho visto subito, non doveva essere un grande amante. Era brutto, era brutto. Roberta ha scelto me. Ma fra me e lui non c'era paragone. Ma che Dina deprimente sarebbe stata con lui? E poi sì, va bene, d'accordo, era simpatico, d'accordo, ci accompagnava. Ma ogni tanto dovevamo anche mettergli la benzina a noi. Ma allora sei un ipocrita, eh? Volevi soltanto qualcuno che ti riempisse il serbatoio. Che poi sei sempre stato un incapace a guidare. Roberta, questo lo pensava, eh? Quando guido io, Roberta è tranquilla, serena, di avere accanto un uomo che la fa stare al sicuro. Quando guidavi tu, era sempre in tensione. Le sue risate erano di nervosismo. Se rideva, gli diventava nervoso. Meno male che adesso non dobbiamo più rischiare la vita con la tua guida. E allora sai che ti dico? Sai che ti dico? Meno male che sei morto. È un periodo fertile per la mia produzione letteraria. Questo triste episodio accresce il mio bagaglio di esperienze. Forse grazie a tutto questo nascerà un grande romanzo. Il destino sta dando una spinta notevole alla mia carriera.
Gliene sono grato per questo. Proprio dopo aver concluso il mio primo romanzo, ecco che arrivano le idee per la mia seconda opera. Guido, il mio successo contribuirà a portare avanti la tua memoria. E quando durante le interviste e la consegna dei premi mi chiederanno di te, io saprò renderti omaggio come meriti. Sei sempre stato un po' invidioso di me, e questo l'avevano capito tutti. E proprio per questo la mia compassione nei tuoi confronti era sconfinata. Sai, io l'avevo capito quasi da subito. Mi ricordo nitidamente quando vinsi il concorso che mi permise di pubblicare la mia prima opera. Fu un traguardo importante e io ritenni giusto spargere la voce. Nella tua derisione c'erano i segni di un'invidia malcelata. Avevo vinto un concorso! Certo, l'abbiamo vinto in 20 su 30 partecipanti. Ma è pur sempre stato un traguardo importante. Peccato. Da me potevi imparare molto. Invece hai preferito cedere al tuo risentimento nei miei confronti. Volevi farmi pagare le gioie del mio successo. È solo per questo che Giulia aveva scelto te anziché me. La sua era soltanto pena. Ti compativa. Mentre con me assaporava le gioie della cultura. Ricordo ancora quella volta in cui le parlai dei miei progetti futuri. Improvvisamente i suoi occhi si socchiusero. Per un momento avevo pensato di svegliarla, ma poi pensai che certamente ero uno dei pochi uomini a farla sognare. E così la lasciai dormire. Era un momento che tu non avresti mai potuto condividere con lei. Ancora non riesco ad accettare il fatto che lei abbia preferito te anziché me. Io così simpatico, interessante. Io sono una bella persona. E a te? Ha mai detto una cosa simile? Non credo proprio. Nella mia vita ho dovuto sempre fare i conti con l'invidia altrui perché io sono nato per avere successo. Perché nessuno vuole ammetterlo? A me non serve la bellezza. Io sono interessante e questo di gran lunga più importante di avere una bella presenza. Ma io mi sono sempre nutrito e continuerò a nutrirmi della vostra invidia. Comunque sei stato un buon amico. Oggi per me è un grande dolore. Spero che il paradiso ti abbia già accolto. Eri una persona eccezionale e meriti il meglio anche dopo la morte. Spero che ci rincontreremo da qualche parte. Quanto poco tempo abbiamo per stare insieme?
Dovremmo smetterla di perdere tempo inseguendo sogni irrealizzabili ed essere perennemente insoddisfatti. Ci basterebbe così poco per essere felici. Dovremmo condividere la nostra felicità con chi amiamo. Invece occupiamo la nostra mente in stupide ambizioni e manie di grandezza. Questa società ci ha avvelenato il cuore. Ma in fondo, che problemi abbiamo noi? Siamo ormai così accecati dall'odio per la felicità altrui che abbiamo perso quei valori cristiani che dovrebbero nobilitare il nostro animo. Io soffro. Soffro ogni giorno. E non c'è niente che possa alleviare la mia sofferenza. Io non posso pensare che mentre noi siamo qui ad odiarci, migliaia di bambini in Africa muoiono ogni giorno. E poi la notizia della tua morte, Guido. Come riuscirò ad andare avanti pensando che una persona a me cara non c'è più? Avevamo progettato di andare in Africa insieme. Cioè, io lo avevo proposto e tu non hai risposto. Ma è ovvio che eri troppo emozionato per riuscire a pronunciare un sì. Eri sempre disponibile con tutti. Con tutte. Anche se so che con me avevi un rapporto speciale che non potevi condividere con nessun'altra. Hai sempre apprezzato la mia profondità e la mia sensibilità. Non c'era bisogno che me lo dicessi. Quando passeggiavamo per i viali e io mi fermavo per dare qualche spicciolo a quei poveri clochard. E qualche volta addirittura gli stringevo pure la mano, anche nei giorni in cui avevo dimenticato il disinfettante a casa. Erano momenti di grande umanità che ci univano ancora di più. Io contribuivo a creare una nuova coscienza e tu eri lì a sostenermi. Io che avevo tutto dalla vita. Un castello in Svizzera, una famiglia che mi ha sempre adorato e molti uomini che ambiscono al mio corpo e alla mia anima. Mi prodigavo per aiutare la classe sociale bassa. Io lo so che tu eri ben consapevole di non essere all'altezza della mia cultura e della mia nobiltà d'animo, ma ti impegnavi per essere al mio pari, anche con risultati a volte ridicoli, ma in quelle circostanze io ti adoravo ancora di più, perché mi facevi sentire speciale. Con te non ho mai potuto affrontare nessun argomento riguardante la condizione economica del nostro paese, la crisi nel mondo, la guerra in Afghanistan e le missioni di pace di Madre Teresa di Calcutta. Avresti potuto imparare ancora molto da me, ma il destino ti è stato avverso. E quando incontrai lui, l'uomo che tuttora amo, ricordo che avesti un ghigno strano, come di sollievo. Ma io so che era soltanto un tentativo estremo di celare la tua disperazione. Amore, mi hai interrotto, lo sai? Come? No, tu non vai da nessuna parte se non ci sono io. Ci siamo spiegati? Stai zitto e non rispondere, idiota! Sai, oggi ho accompagnato una vecchietta in difficoltà verso il suo portone. Aveva delle buste pesanti della spesa. Puzzava terribilmente, ma io ho persino preso la busta che teneva in mano a fatica. Le sue mani lerce e vecchie hanno condiviso con le mie mani nobili e da poco idratate la stessa busta. Mentre camminavo, non lo nego, ho versato qualche lacrima. Pensavo a me stessa. E capivo che c'è una ragione per la quale io sono venuta al mondo,
Io desidero dare più luce a questo mondo ormai contaminato dalla malvagità umana. E so di essere nata per questo. Avrei voluto che tu, Guido, potessi vedere la felicità che di qui a pochi anni diffonderò in tutto il mondo. Ma io so che tu ci sarai sempre. E che mi guarderai in ogni istante. E magari quando pioverà e una goccia bagnerà il mio viso, saprò che in realtà è una tua lacrima di gioia per quanto di bello sto facendo nel mondo. Non avevo mai assistito a un caso di morte apparente. Non pensavo potesse succedere. È vero, nemmeno io. Io lo sapevo. È stata l'energia. È stata la mia influenza. La mia mano. Il tocco della mia mano che ha sfiorato la sua per qualche istante. Questo ha fatto sì che lui tornasse in vita. Io lo so. È stato come nascere una seconda volta, come venire al mondo accolto fra le braccia della propria madre. Allo stesso modo sono stato accolto da voi. Ho assaporato attraverso i vostri occhi increduli la bellezza del miracolo. Una parte di me penserà sempre che avete donato al destino la vostra vita per restituirmi la mia. E quando penso questo, un senso di colpa mi tenebra la mente. È un pensiero del tutto irrazionale, lo so. Però voi siete stati sempre accanto a me. Ma non ho mai avuto dubbi sulla vostra vicinanza. Ho vissuto finora pensando che se un giorno fossi stato davvero in difficoltà, i miei splendidi amici sarebbero accorsi senza che ci fosse stato bisogno di chiedere aiuto. Non avrei potuto chiedere di più dalla vita che avere delle persone così speciali accanto. Ognuno di voi rappresentava una visione del mondo differente, attraverso la quale era sempre interessante confrontarsi. E senza che me ne accorgessi, quei confronti, quei momenti vissuti insieme hanno fatto di me ciò che sono ora. Durante il corso della nostra vita incrociamo molte persone, ma solo alcune sono destinate a rimanere dentro di te. Ed io sono pronto qui a giurare che non vi dimenticherò mai, che vivrete sempre attraverso i miei occhi. È raro incontrare esseri umani privi di cattiveria e meschinità. Ma io, grazie a voi, posso dire con orgoglio di aver avuto questa fortuna. Non sarà facile andare avanti senza di voi. Però so che non me lo perdonereste mai se non reagissi e non andassi avanti. Nonostante questo dolore che mi porterò dentro di me per tutta la vita. Adesso sto per partire. Voglio allontanarmi per un po'.
Troppe cose in questa città mi riportano di voi. Tornerò quando i ricordi non faranno così male. Ciao. Amici miei.